69, distaccata emotivamente. Feci in modo di accedere confuso tra gli studenti del quinto e sesto anno del corso di laurea in medicina alla sala anatomica dove si eseguivano le autopsie. Quello per me sarebbe stato un evento traumatico, ma risolutivo. Mi avvicinai alla porta d'ingresso di anatomia patologica con timore e curiosità. Salì le scale e dopo pochi passi mi trovai su un lungo corridoio che conduceva a una grande stanza. Qui su due tavoli di marmo giacevano due nudi corpi inanimati. Attorno numerosi studenti ascoltavano attenti due insegnanti che spiegavano la patologia degli organi in osservazione. Questi erano stati estratti a uno da una lunga breccia che si allargava dallo sterno al pube. La mia sensazione di nausea fu immediata. Non riuscivo a comprendere le parole degli insegnanti e non potevo guardare quei visceri che mi sembravano drammaticamente esposti. Giravo gli occhi cercando un oggetto o un colore che compensasse il rigore di quel luogo. Temevo di guardare il viso dei due umani senza vita che giacevano indifesi. La morte era presente in tutta la sua severità e la sua apparenza era intollerabile per me, che avevo appena 19 anni. Molti anni dopo ho attribuito ben altra sostanza all'insipienza della morte, ma allora non seppi fare altro che fuggire. Scivolai verso la porta e già voltavo le spalle a quella scena quando fui colto dal forte desiderio di guardare il volto dei due protagonisti. Con disperazione, quasi costretto da un pensiero esterno cui non resistevo, posai lo sguardo sulla testa e sul volto, prima dell'uno e poi dell'altra, un uomo e una donna. L'uno con un'espressione ostile, l'altra come se dormisse dolcemente, incurante di tutto. E alla paura di pochi istanti prima seguì una sconosciuta sensazione di solidarietà, quasi di affetto per quelle due creature. Allora mi dissi: «Esci, non fuggire». Mentre mi allontanavo dall'ospedale, ai dubbi sulla mia scelta si oppose ancora una volta la convinzione e forse la necessità di studiare medicina. Commento. Se l'autopsia è eseguita sul cadavere di un'entità di media evoluzione e prima che siano passate almeno 36 ore dal decesso, l'entità prova grandi sofferenze, perché non si è ancora distaccata emotivamente dal veicolo fisico. Se invece l'entità è di una certa evoluzione, l'autopsia può essere eseguita subito dopo il decesso, perché l'entità è già consapevole di non possedere più un corpo fisico.